Ah, che bellezza che. Ciao. Ciao. Questo cucciolo c'ha una settimana, ragazzi. Una settimana. Ciao mondo, benvenuti in un nuovo video, il secondo qui sul cammino dei Briganti. Allora, oggi inizio la terza tappa, che è una tappa un po' particolare perché in realtà è un'estensione del cammino dei Briganti, ma che porta in uno dei luoghi più belli, più famosi e anche più leggendari di questo cammino, ovvero il lago della Duchessa. Allora, ho appena lasciato l'ex orto botanico, ovvero dove, se venite qua in tenda, vi consiglio di fermarvi da Fabio. Assolutamente un posto, un luogo meraviglioso, magico, con assolute delle buone vibrazioni, ragazzi. Quello che andavo ricercando è l'accoglienza, soprattutto, che andavo ricercando qua sul cammino. Oggi si sale parecchio, c'è un dislivello di 800 metri, in circuito totale sono 16 km, 8 andare, 8 tornare. Sono le 9:30 del mattino, sono bello in forma, operativo. Ragazzi, si va lassù. Allora, ragazzi, oggi è sabato e si vede, perché questo è il parcheggio di Cartore. Nonostante sia presto, 9:30 del mattino, c'è già un sacco di gente pronta a partire. Questo perché siamo a circa 85 km da Roma e quindi ci sta come escursione del weekend. Quindi oggi il cammino di Briganti inizia a essere un po' più affollato. Questa tappa non mi sbilancerei a dire che ad esperti, perché mi sembra un po' eccessivo. Tuttavia non è nemmeno da principianti, perché adesso spinge sì, non è tanto la pendenza, ma ci sono dei punti dove chi eventualmente soffre di vertigini può avere dei problemi, perché sono decisamente scoscesi. Fondamentale avere delle scarpe da trekking con un buon grip, paletti da trekking oppure un bastone. Appoggiare molto bene i piedi, state anche attenti perché ci sono tantissime vipere, quindi guardate molto bene dove mettete i piedi. E se doveste sentirvi in qualche modo agitati, ansiosi, eccetera, state attenti a tenere il peso molto a monte, magari appoggiandovi con una mano, ma attenzione anche con la mano dove l'appoggiate. Questa prima parte sicuramente ha picchiato duro, direi che si è fatto almeno 350-400 metri di dislivello su 800. Yalla! Allora, ragazzi, c'è addirittura un punto per tenersi. Anche qua mi sembra un tantino esagerato, anche se il buco effettivamente c'è. Allora, ragazzi, dopo circa 5 km si esce dal bosco e si arriva in questo spiazzo incredibile. Guardate che bella radura, che spettacolo. Allora, qua siamo a circa 1600 metri, quindi ormai direi che ci siamo. Manca, penso, circa un chilometro ai primi casoni e poi si va a vedere il lago. Fin qua adesso la salita è easy. Mi sono preso una bella pausa, cioccolato fondente, una banana, si riparte, belli carichi. Allora, l'idea ieri, se non avessi sbagliato strada, era di accamparsi in questo punto qua, che è molto bello effettivamente, però vi dico la verità, sarebbe stata una bella mazzata, quindi valutatelo bene, nel senso che sì, bellissimo svegliarsi, cioè guardate che roba clamorosa. Tuttavia, dopo 22 km farne 6 con questa pendenza, insomma, ragazzi, è un po' tosta, .
Dietro qua ci dovrebbe essere il lago della Duchessa. Praticamente sembra di essere sulle Dolomiti, in Trentino, sembra manco di essere in centro Italia. Ora andiamo da Mirico, che è una vera istituzione qua nel lago della Duchessa. Allora ragazzi, quando venite qua su, una tappa è d'obbligo ed è venire a salutare il pastore più famoso qui del Cammino dei Briganti, Americo, ma che ha tra l'altro una storia molto importante da raccontare, perché lui è l'ultimo che si batte qua per la vera salvaguardia del parco e del lago della Duchessa, perché adesso ci arriviamo, ma non è tutto oro quello che luccica, vero Americo? Certo, più che mai per questo lago, il parco diciamo in sé per sé già va bene. Però quello che non va bene è questo lago che è abbandonato da tutti, da noi allevatori e dalle istituzioni soprattutto, che non fanno nulla per poter regolamentare il pascolo quassù. E io è da anni che cerco di fare la voce grossa per questo lago, ma nessuno mi ascolta. Ho cominciato dagli anni 2009-2010. 2011 mi hanno avvelenato i cani, 9 cani nel 2011, 2015 8 e 9 nel 2019. Sono venuti il 31 di maggio a mettermi il veleno qua su, io sono salito con le pecore. Il primo giugno. Il primo giugno sono morti 9 cani. Ma qual è la lotta? Cioè perché... La lotta è perché i signori pastori che hanno le mucche le lasciano incustodite e rimangono dentro al lago. Dalla mattina alla sera lasciano gli escrementi, là lasciano le urine, e quando che è il mese di agosto il lago è ammoniaca pura. E anche le loro bestie costrette a bevere la stessa acqua, perché è l'unica fonte di raccolta. E questo lo fanno per una ragione economica, immagino. Questo lo fanno per una ragione economica, che non le vogliono custodire, non vogliono essere. Però io comincerei a fare delle sanzioni, come vanno fatte. Perché la legge parla chiaro, questo è illegale. La legge, no? La 3276 parla chiaro che i pascoli devono essere regolamentati. Si dà il pascolo, mentre io poi le bestie le lascio abbandonate, tranquille, in mezzo al lago, me ne sto a casa. Se vengo una volta a settimana a vederle, qualcuno non viene addirittura per niente a vederle. Aspettano che riscendano a ottobre. Capito? E qua tra mucche e cavalli... Quante più ne vogliamo? Cavalli di fuori regione che vengono quassù, nessuno si interessa. Non sappiamo se questi cavalli sono analizzati, non sono analizzati, se c'è salmonella, se c'è clamidiosi, non sappiamo quello che c'è in mezzo a queste bestie. Pazzesco. Arrivati al lago, i turisti sono costretti a rimanere lontano dal lago, il maleodore del lago. E il rispetto per questa valle non c'è. Per carità, io non sono nessuno quassù. Però ogni valle qua che c'è qui, ce ne vorrebbe uno come me. Io sono rimasto molto colpito da una frase che ho letto online, che dice che tu qua devi salvarla, perché sennò ti senti un fallito. Se io... È la tua missione di vita proprio. Se non riesco a sistemare questo lago, sono un fallito. Se si riesce a sistemare questa valle, io sarei pronto a morire anche domani. Forza. Non mollare. No, assolutamente. Se non si sistema questo lago, qui devono passare sul mio cadavere. Io sono nato a Carture. E sono venuto qua su che ero un ragazzino ino. Quanti anni ci avevi? 8 anni, 9 anni. Lo puoi dire quanti anni hai? A 12 anni stavo già da solo. Ok. Adesso ho 70 anni. Fate voi i conti. Ragazzi, la petizione online. Dai, mi raccomando, facciamoci vivi. Venite qua, Cammino dei Briganti, oppure anche solo in escursione. Però passate, salutarlo, venite a conoscere con... No, un caffè c'è per tutti. Assolutamente. L'ospitalità qua è garantita. Io ieri non sono riuscito a mettere la tenda, ma se riuscite a chiedete il permesso, mettete la tenda qua, è pazzesco, è meraviglioso. Un'esperienza che vi può cambiare la vita e può aiutare veramente questo lago a sopravvivere. No, questo lago lo dobbiamo salvare a tutti i costi. Il bello di Americo è che una volta spenta la telecamera abbiamo riso, scherzato, mi ha
invitato a pranzo e non c'è stato modo di andare via, eh. È stato di 4 ore, una pasta, poi salame, i suoi formaggi freschi di capra, ecco, un'ospitalità clamorosa. A un certo punto sono andati dei ragazzi, fatti sedere tutti, ha offerto vino, ha offerto da mangiare, senza chiedere in cambio nulla. Io ovviamente qualcosa gli ho lasciato, mi ha scosso perché sennò si offendeva. E questa ospitalità incondizionata, no? Che si è un po' persa e che obiettivamente era ciò di cui avevo sentito parlare in questo cammino e che non ho sempre trovato qua dal primo giorno. Però ci sono queste realtà, ci sono e sono incredibili, vanno preservate e vanno indubbiamente anche aiutate. E forse la cosa più bella di questo viaggio, no? In Italia, non solo il cammino dei briganti, conoscere queste realtà, persone che credono, no? Nel territorio, ma ci credono davvero e lottano per la salvaguardia. A volte non è facile perché poi non è neanche semplice affrontare queste questioni. Questo è un territorio aspro, difficile, e dove ci sono anche lotte, quindi bisogna aiutare, ma in qualche modo con consapevolezza. Il confine e la linea è molto sottile, ma è quello che bisogna cercare di fare. Ora però andiamo alla duchessa, no? Ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi, e il territorio intorno è pazzesco. Eccolo qua, ragazzi. Allora, questo dietro di me è il lago della Duchessa. Vi ho parlato del problema ambientale di questo lago perché adesso è giugno ed è sembra un lago, poi invece in realtà ad agosto è poco più che una palude. Ma questo lago è anche famoso, è diventato famoso perché durante gli anni di piombo, nel periodo del sequestro Moro, ci fu un'informazione di depistaggio e si pensava che in questo lago ci fosse il corpo di Aldo Moro. Poi sappiamo benissimo che non è andata così, tuttavia in queste montagne arrivarono migliaia di poliziotti, sommozzatori eccetera, appunto a cercare il corpo di Aldo Moro. Quindi cammino dei briganti che è anche estremamente attuale e oggi invece è una super meta naturistica che va assolutamente preservata e valorizzata. Insomma, questo è quello che cerco di fare anche con questo video. Insomma, ragazzi, se venite qua, che dire, guardate che bellezza. E comunque quello che dice Americo è vero, perché guardate, mucche, cavalli, c'è manco mezzo pastore, guardate anche là in alto, niente, sono qua tranquille a pascolare. Ora vado la parte opposta della montagna, dove c'è questa mucca, eccolo lì, quel sentiero, è il sentiero che porta alla Val di Teve. Allora, mi hanno detto che è ancora meglio di questa zona, quindi sono molto curioso. Andiamo a scoprirla, dai. Wow! Wow! E io come faccio a descrivervelo? Attenzione, ragazzi, perché potrebbe non essere finita qua. Perché lì, eccolo, lì c'è un altro valico. E se non sbaglio, adesso siete veramente nella Val di Teve. Quindi, dai, venite. Vediamo se è meglio questo o l'altro. Ok, ragazzi, penso che sia arrivato al punto più panoramico di tutto il cammino dei briganti. Guardate. Allora,
Allora ragazzi, ovviamente adesso c'è un discesone di quelli da spaccarsi le ginocchia, come piacciono a me, nel bosco. Però vabbè, dai, piacevole, soprattutto dopo quella vista. Allora, adesso rientro a Cartore. A sto punto non vado a Rosciolo oggi, sicuramente. Sto un'altra serata da Fabio alla sosta del Brigante. E domani faccio la quarta e la quinta tappa del Cammino dei Briganti. Mancano una cinquantina di chilometri, quindi sono circa 25 al giorno. Ci sta. Easy. Conclusione di giornata, anche oggi un super tramonto qui alla sosta del Brigante da Fabio. Il sole è bello rosso. Allora, domani inizio la quarta tappa, inizio il percorso di avvicinamento alla chiusura del circuito. È molto bello questo Cammino dei Briganti, ragazzi. A livello naturalistico è davvero strepitoso, tanti spunti interessanti. Wow, oggi sono bello cotto. Oggi è stata una giornata super intensa, super bella davvero. È stato uno dei posti più belli e entusiasmanti che ho visto negli ultimi tempi, e ne ho visti tanti, lo sapete.